Siamo qua con il sindaco di Alba, Carlo Bo, che questa mattina ha dato lo start di partenza sparando per questa ecomaratona del Barbaresco 2019. Carlo, siamo qua trepidanti in attesa degli arrivi, dei vincitori della maratona. Volevo sapere da te qual è l'emozione per questo evento. Beh sì, intanto questo è un evento eccezionale, decima ecomaratona Barbaresco e Tecnico di Arco d'Alba. Tantissimi partecipanti, ho deciso questa mattina di venire a fare la partenza perché volevo vedere la gente, c'era tantissima gente, tantissimi stranieri, infatti mi sono fermato a fare delle foto con dei giapponesi che erano simpaticissimi. Sono già arrivati quelli della 21 km, li abbiamo già premiati, a breve arriveranno quelli della 42 km. Ho promesso agli organizzatori, ai quali faccio veramente un grosso complimento perché hanno fatto un grandissimo lavoro insieme ai tanti volontari, che il prossimo anno cercherò di fare almeno i 20 km, almeno i 21, i 40 non credo, ma i 21 km cercherò di farli. Grandissimo evento all'interno della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Continueremo ancora per alcune settimane, questo è un evento di grandissima portata perché ci sono tantissimi stranieri e tantissimi appassionati. Allora, in attesa di vederti correre il prossimo anno, Io ho sempre corso, poi però mi sono fatto male e ho dovuto smettere. Ok, comunque attendiamo questo arrivo della 42 km. Naturalmente questa ecomaratona inserita nella Fiera del Tartufo porta un grande sport di qualità ad Alba, che si unisce a tutto il settore enogastronomico che certo. È d'eccellenza per noi in questo periodo. Sì, guarda, proprio oggi pomeriggio ci sarà un incontro presso Palazzo Banca d'Alba con Sestrier, le città ovviamente dello sci di tutta la Via Lattea, dove parleremo anche di Giro d'Italia, poiché la penultima tappa del Giro d'Italia partirà ad Alba, arriverà a Sestrier e probabilmente sarà decisiva perché il giorno successivo ci sarà l'arrivo a Milano. Quindi questo sarà un altro grandissimo appuntamento che si terrà il prossimo 30 maggio. Carlo, grazie e buona giornata. Ciao.